Là dove più violenta si scatena la furia degli elementi e l'uomo contende giornalmente la preda alla natura avara, i volti sono scavati e incisi come roccia e gli animi sembrano chiusi alla comprensione e all'amore. Ma come il libeccio cade e la tempesta si placa, così nella gente di mare l'odio non dura e sola rimane la volontà che affratella e la bontà che perdona. Accidenti a libeccio. Non hai preso nulla? Niente, neanche un granchio. Non dovevo darti retta, la pesca con la nassa è buona per i lattanti o i vecchi rimbambiti. Beh, domani andrà meglio. Domani torno a pescare con la barca. C'è ancora da cambiare il timone. Non lo cambierò mai se non guadagno. E se torno in libeccio? Ma che dici, non vedi che male? Perché non vuoi che il timone lo paghi io? Con quello che ho sul libretto ci arrivo. Se la barca è a posto potrei spingerti al largo. Così pescherai di più, mi pagherai il debito. Che c'è di male? Niente, ma ti devo già... L'altro giorno hai corso il rischio di non tornare, me lo ha detto Balin. Ah, è un chiacchierone. Dopotutto, di che ti preoccupi? Se ce l'ho fatta una volta, posso farcela ancora. Mi farei morire di paura. Cambio mestiere, se vuoi. Non dirlo neanche per so. Se non ci fosse la barca, lo so cosa ritorneresti a fare. Bada che io un contrabbandiere non lo sposo. Posso anche essere stato un poco di buono, ma è inutile ricordarmelo, sai. Quando ho promesso una cosa, la mantengo. Lo so, Righi. Se mancassi alla mia parola, sarei io stesso a lasciarti. Scusami, ma se ti dico delle cose che ti dispiacciono, è perché ti voglio bene e non voglio perderti. Hai fatto un brutto affare a trovarmi. Con la barca, perché non venite ad aggiustare le reti a giornata? Con la mareggiata che c'è stato, lavoro ce ne deve essere per tutti. Sarà tanto di guadagnato. Già, perché credi che qui mi prenderebbero? Con la simpatia che hanno per me in questo sporco paese, e poi io padroni non ne voglio, lo sai. Che farai quando torna Marco? Marco? Non ci pensavo più. Oh, Righetto, la libecciata ti ha fatto passare la voglia di fare il pescatore. Domani torno in mare. Porca vecchia e capitano inesperto, son pietanze per i pesci. Per questo con te non mi imbarco. Già, adesso anche i mossi si sentono ammiragli. Magari trovassi anch'io qualcuno che mi dà una barca per farci quello che mi pare. Hai detto? Per tua regola io la barca la pago. E il padre di Pina non è il tipo da farsi passare una lira sotto il naso, figurati. Michele è contadino, sa riconoscere il grano dalla gramigna, ma di pesca non se ne intende, se no la barca l'avrebbe affittata con più giudizio. Hai sentito? Non dici niente? No. Possiamo ringraziare la Vergine se l'altro giorno tutte le barche sono rientrate. Davvero? Ma erano 30 anni che non vedevo una libecciata come quella. Anche Righetto si è portato bene, eh? E non ha ancora molta esperienza, ma il fegato non gli manca. Certo, si è fatto le ossa a combattere con la finanza. Dicono che Michele dopo la barca gli darà anche una figlia. Ci avrà il suo tornaconto. A prendersi in casa quello spiantato. Sulla paranza un uomo ci vuole, Righetto è un tipo in gamba. Ma bisognerà vedere che cosa ne pensa Marco. La barca è sua, Michele l'amministra soltanto. Un giorno o l'altro Marco può anche ritornare, eh? Chi dice che è morto e sotterrato? Chi dice che l'hanno vista a Trieste? Anche se tornasse della barca non se n'è mai curato. Perché ridotta com'era non valeva 2 soldi. Ma adesso gliel'hanno rimessa a nuovo. E per forza, se no andavano a fondo. Penserà Michele a sistemare le cose. Righetto! Righetto! La vela è pronta. Stasera ci danno anche il timone nuovo. Dicono che è già pagato. Sei stata tu, eh? Ma non sei contento? Volevi tornare in mare, no? Non mi piace avere debiti. Soprattutto non voglio averne con te. Chissà cosa direbbe tuo padre se lo sapesse. Mi chiederebbe se ho fatto un buon affare, ecco tutto. Certo che è un buon affare. E come? La Santa Maria è diventata la più bella paranza di Porto Venere? Senti, Pinù, ma...
Tu non hai visto la vela dopo che l'abbiamo aggiustata, vero? No, è venuta bene. Altro che, ci abbiamo messo una pezza che chi la rompe più? Ci vorrebbe una rete nuova e saremo a posto. Buona idea. Ottima. Questa ha più buchi che maglie, ha bisogno di andare a riposo. Abbiamo già speso troppi soldi per questa barca che non è neanche nostra. Non è vostra, è di chi? Di mio cugino Marco. Capirai, Marco. Dopotutto potrebbe anche tornare. Sarei contento per lui che tornasse, tanto Marco è contadino e di una paranza cosa volete che ne faccia? O ce la lascerà in fitto o ci pagherà i lavori che ci abbiamo fatto. A proposito, vogliamo lavorare? Va a casa, Pinocchio, tuo padre poi brontola. Lì, quando la finisci di mandarmi a casa? Io non mi muovo, aspetto che ti portino il timone. Lo vedrai domani. Tu non fare storie, quando saremo sposati starai con me quanto vorrai. Ma adesso ubbidisci o ti faccio scendere io dalla barca. Provaci. Dillo un'altra volta. Provaci. Io sono la capitana della nave, sbarcarmi non è tanto facile. Adesso non ti importa che la gente chiacchieri, eh? Vuoi aiutarci a mettere su la vela? Meriteresti che ti dicessi di no. Non sai neanche immaginare quanto bene ti voglio. Sono così fiera di te e della nostra barca. E ora di a tuo padre che domani si inaugura il timone nuovo. Deve venire pure lui con noi. Sì. Ciao, Balin. A domani. Ciao, sì, la barca di Marco. Era. Oh, giovani due innamorati che avanzate abbracciati nel sole. Non lasciate che il sospetto si annidi nel cuore. Tenetevi stretti per mano al vento e alle tempeste, perché il giorno delle nozze il mio canto sia lieto e non triste. Buonanotte, Pino. Buonanotte, Righetto. Oh, Pina, che ti dice Righetto? Che mi vuol bene. Solo a te? Certo, le altre donne non le guarda neanche. È proprio vero, il diavolo si è fatto frate. Ho detto che non ti ci voglio fuori al buio. Ho fatto tardi perché sono stata giù a dare una mano ai ragazzi. Domani la barca torna in mare. Righetto ci ha invitati ad andare con loro. Ho altro per il capo. Sono novità. Pina, questo è Baciccia, un compagno di prigionia di Marco. Sono tornati tutti e due. Tuo cugino è ancora alla Spezia, all'ospedale. Torna domani. Si sarà sciupato in questi anni? No, è sempre tale e quale. Lo sapete com'è fatto. Per male che vada, riesce sempre ad arrangiarsi. Ma domani lo vedrete. Ha detto di preparargli la casa. Ah, mi ha dato questo da consegnarvi. Non sa se lo manderanno a fare la disinfezione e ha paura che gli rubino la roba. Se l'è portata da lontano. Ecco, guardate. Ricordi. E qui ci sono 7 sterline d'oro. Un patrimonio, dice lui. Beh, adesso buonasera, eh? Beviamo un bicchiere? Sì, grazie, ma in fretta, voglio andare a casa. Ho ancora 2 ore di strada da fare. Un bicchiere anche per te. Beviamo alla salute di Marco. Ci avete pianti morti, eh? Già, lo dicevano tutti. C'era chi vi aveva visti seppellire, te e Marco. Oh, crepi l'astrologo. Alla salute. Buonasera. 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 Grazie. Sono proprio contento che Marco sia tornato. Ma tu no? Non me lo ricordo neppure. Avevo ancora le sottane corte quando è partito. Beh, ma sai, avrai tutta la vita per imparare a conoscerlo. Preferisco dirtelo subito.
Ho promesso a mio fratello in punto di morte che ti avrei dato suo figlio Marco se tornava. E Marco è tornato. E allora il tempo di fare le carte e te lo sposi. Così la proprietà di nostro padre non andrà divisa. Io la conosco zolla a zolla. È terra che non tradisce chi la lavora. Vedrai. Marco è un buon contadino. La farà fruttare. Che guardi? Guardavo che tempo farà domani. Al tempo non ci pensare. E anche se farà burrasca, Marco a casa ci arriva. E quanto a Righetto, devi scordartelo ormai. Chi è? Apri, sono Pina. Devo parlarti, aprimi subito. Un momento. Dito, possono vedermi. Un momento. Righetto. Un momento, vengo. Pino, a quest'ora, che succede? Che è successo, Pino? Torna Marco. Gli ridaremo la sua paranza. Lui ci ridarà i soldi che ci abbiamo spesi sopra e compreremo un'altra vecchia battana. Mio padre ha promesso in punto di morte a mio zio che se suo figlio tornava io... Pino. Chi l'ha promesso, tu o tuo padre? Mio padre, te l'ho detto. E allora se lo sposi lui? Non dire sciocchette. Non ti dispiace, in fondo, eh? Cosa? Ma se ho pianto l'anima mia, mi sembra di non poter più vivere dal momento in cui l'ho saputo. Non vorrai farmi credere che te l'hanno detto solo ora? È così, te lo giuro. Però Marco te la faceva la corte, eh? Farmi la corte? Ma se non mi guardava nemmeno... Non raccontare storie, Pino. Marco è partito che ero ancora una bambina. Che ne so io di Marco? Non ricordo neppure che faccia abbia. E quando tuo padre ti ha detto di sposarlo, tu che cosa gli hai risposto? Cosa potevo dirgli? Allora hai accettato, naturalmente. Ma cosa dici, Righetto? Sono anni che ci conosciamo. Ancora non hai capito che ti amo e che non amerò mai nessun altro. Marco non è uno spiantato come me. Stupido! Stupido, stupido! Stupido! Quando dico una cosa io, mi devi credere. Se no ti rompo la testa. Hai capito? Sì, perché noi due dobbiamo passare tutta la vita insieme. E non vogliamo che sia un inferno. E allora, diglielo chiaro a tuo padre. Bravo furbo, così mi butta fuori di casa. Quello è uno che quando ha detto di sì è sì, e nessuno lo smuove. E allora? Ma anch'io, quando ho detto di no è no. Sono dello stesso legno, caro mio. Perdonami, Pino. Ti voglio un bene matto, Pino. E tutto mi dà un prezzo. Vedrai. Marco ci darà quello che ci spetta. Il diavolo non è mai così brutto come lo si dipinge. E poi ho imparato a lavorare ormai. E anch'io posso guadagnare. Ci basterà così poco per essere felici. Se dovessi perderti invece, allora morirei. Ma io sono sicura di te. E tu dimmi, Righetto. Sì, Pino. Ci deve essere posto anche per noi nel mondo. Quando si è saputo? Ieri sera. La notizia l'ha portata a Baciccia. L'hanno scampata bella. Cammina, che
Il vaporetto è già al Varignano. State tranquillo, arriveremo sempre troppo presto. Povero Marco, non trova più il padre a aspettarlo. Ci sono io, però. È sempre fortunato quel Marco. Voglio proprio vedere se lo riconosco dopo tanti anni. Sai, se arriva consumato non mi butto neanche fuori. Devo fargli una proposta, che non si fa ad un avanzo d'ospedale. Ci ho pensato stanotte. Sai, ci siamo conosciuti piuttosto bene prima. Oh, da parte qualche soldo ora. Insomma, la dote ce l'ho. E lui, per un soldo, andrebbe a piedi a Gerusalemme. Ah, brava. Magnifica idea. Mangiamo i confetti, allora. Vi sposereste subito? Ma cosa vuoi che aspettiamo? Né lui né io siamo più di primo pelo. Ehi, tu piuttosto, che cosa aspetti a chiedere alla tua ragazza quello spilotto di Michele? Diventeremo parenti così. Dio, pare che tu venga dalla villeggiatura. Questa è Pina, tua cugina. La riconosci, no? Accidenti, è cresciuta. È carina. Andiamo, sei a pranzo da me oggi. Ho qualcosa da dirti da parte di tuo padre, buonanima. Che mi è morto, si può dire, tra le braccia. E poi ho da darti i conti della paranza e dell'uliveto di tutti questi anni che sei stato via. Vieni. Quanto ha reso? Abbastanza. E la barca chi ce l'ha in consegna? Righetto e Balin. Vedrai, te l'hanno tenuta molto bene. Ci avranno avuto il loro tornaconto. Ah, questo è certo. Però hanno avuto anche delle spese. Vero, Pina? Puoi dire che l'hanno rifatta nuova. Spese del tetto e del soffitto sono di chi ci sta in affitto. Righetto vorrebbe rinnovare il contratto. Bisognerà vedere se a me conviene. Certo che ti conviene. Bisogna vedere come te l'hanno tenuta. Tre volte l'hanno rifatta, tre volte. Ci hanno speso un patrimonio. Hanno rifatto il timone nuovo e la vela nuova. È la più bella paranza di Porto Venere. Puoi anche ringraziarli. Ringraziarli non mi costa niente. Beh, dovrai anche cercare di favorirli. Domani se ne discuterà. Se c'è il tornaconto da tutte e due le parti, non è difficile mettersi d'accordo. Vado a dirlo ai ragazzi. Che succede? Eh? Vedrai, vedrai, non andrà tutto male. Ma che c'è? Marco vuole trattare. Perché l'avete tirata in secco? Perché Marco vuol controllare il fasciame. Non si sa mai, dice lui, che razza di malfidato. Ma finisce male. Quanto dici che hanno speso in tutto? In tre anni, compresi gli ultimi lavori, circa 200.000 lire. Chissà quanto gli ha reso, allora.
Di un po', Righetto. Secondo te valeva la pena di spenderci sopra tanti soldi? Che domanda. Prima era un rottame, adesso è una barca che vale 1 milione. E allora me la vendo. Cosa? Marco non vede altro che i quattrini e se sposa Pina è solo per interesse, ve lo dico io. Ma tu gli hai fatto la tua proposta? Certo. E stava per accettare, perché quando sta per accettare mette l'unghia tra i denti così. E allora? Ma poi ha detto, la mia proprietà e la tua che sono distanti, messe insieme fanno 2. La mia proprietà e quella di mio zio che sono vicine, messe insieme fanno 3. Sarò un maledetto. Ridateci i soldi che ci abbiamo speso sopra e vendete la barca se vi pare. Darvi 250.000 lire, sei matto? Matti siamo stati noi che ci abbiamo perso tempo e denaro. Senza di noi sarebbe ai pesci ormai. Spese del tetto e del soffitto sono di chi ce l'ha in affitto. Allora dovremmo toglierci dai piedi e dirvi anche grazie. Finché la barca non è venduta potete restare a bordo. Sì, ma vengono a giornata. Beh, se la paga è discreta, allora potrebbe anche convenire. Che cosa intendi per paga discreta? Quanto saresti disposto a dare a giornata? 350 a Righetto e 225 a Balin. Ti sei sprecato. Mangiare e bere se lo portano. Fruttatore porco! Vorresti farci sgobbare come muli per un tozzo di pane? Siete voi che volete rimanere. Certo, e non ci muoveremo da questa paranza fino a quando non ci avrete dato quello che è il nostro sacrosanto diritto di avere. Allora vi farò sgocciare con i carabinieri. Porra, molto scalzone! Potete anche sbarcarci, ma non la passerete liscia. Vi assicuro che non finirà così. Per te so come andrà a finire, in galera.
sposato Righetto, lo giurerei. Ma scalzone, mi ha messo anche le mani addosso stamattina. Approfittarsi di un reduce, vigliacco, di un reduce, è stato lui. Venite, venite, forse possiamo fare ancora qualche cosa. Ma scalzone, che vi ho detto, eh? Eccolo là, foca Pino, foca! Eccolo là il delinquente che mi voleva rovinare. Eccolo, foca, foca! Guarda lì, farabutto, ma scalzone! Tieni, farabutto, delinquente! Dopo tutto quello che ho fatto per te, delinquente! Vigliacco! Credevo che Righetto sarebbe arrivato a tanto. L'ha bruciata pur di non restituirla. Quel Righetto è un poco di buono. Una faranza che valeva un milione mi ha distrutto. Righetto! Righetto! Speravi di farla franca, è vigliacco. Si vede che non sei pescatore. Che non fai il mestiere che facevi prima. Vagabondo, ecco quello che sei. Spettetela, spettetela! Ecco che cosa siete, vigliacchi! Non vi è passato nemmeno per la testa che si possa essere gettato in mare per cercare di salvarvi la barca, quello sporco spinorcio! Come potete dire che è stato lui a bruciarla? L'aveva rilasciato stamattina! Vieni via, Righetto, e lascia che pensino quello che vogliono, bestie, bestie! Fina! Fina! A cercare lavoro da me e casca fino. Ma chi vuoi che sia più disposto a prenderselo in mano per vedersi bruciare la paranza alla prima questione? Parite, non gli perdonerà mai un zio di questo genere. Se io fossi nei panni di Marco lo denuncerei, te lo assicuro io. Vito, secondo loro sono io che ho torto dopo che Marco mi ha rovinato. Hai sentito? Mi vogliono denunciare. Il paese non perdona. A chi non perdona? A chi? Ma chi gli chiede niente al paese? Me ne vado io piuttosto. E subito. Domattina. Tanto qui non potrei che morire di fame ormai. Non devi andartene. Sennò è come dire che sei davvero colpevole e che quel vigliacco ha ragione. Hai visto, non ha cercato neanche di salvare la sua barca per accusarti. Ma tu dovevi lasciarla bruciare. Che te ne importava? Se dici così, non sei la moglie di un pescatore. È vero, scusa. Ma io non voglio che tu vada lontano. Cosa farai? Non lo so. Ma devo riuscire a fare qualcosa. Altrimenti gli altri ti porteranno via da me. E distruggeranno i nostri sogni. Che farò senza di te? Ascolta, preferisci che io resti qui disprezzato da tutti? E non per il male che possa aver fatto, ma perché sono rimasto un morto di fame. Se voglio che la gente mi rispetti, non basta che io lavori. Devo fare fortuna e tornare qui per buttargliela in faccia. Allora nessuno dirà più che sono un poco di buono. E solo così potremo essere veramente felici. Ho paura che non lo saremo mai più. Non devi dire così, Pino. Io tornerò presto. E se tardassi, che importa? Senti, quando ti dirò Pino, e tu mi dirai Righetto, noi risponderemo sempre siamo qua. Come se non ci fossimo mai lasciati. Perché il nostro amore non ha paura delle distanze. Io ti aspetterò sempre, te lo posso giurare. E anche tu devi giurarmi che manterrai la promessa che mi hai fatto. Te lo prometto, Pino. Oh, sei tutto freddo.
Vai a casa, Pinù. Righetto, fammi restare qui stanotte. Pinù, ma la gente... Che mi importa se chiacchierano? Voglio restarti vicina. Non faremo niente di male, lo sai. Ma vedi, soltanto il ricordo di queste ultime ore passate insieme mi darà forza qualunque cosa accada. Oh, Pino. Se non posso essere tua, non sarò di nessuno a costo di ammazzarmi. Non piangere, Pinù. Ricordati. Tu mi dirai Righetto, io ti dirò Pinù. E noi risponderemo sempre, siamo qua. Come adesso. Dirà il paese di te dopo quello che hai fatto? Non me ne importa niente. Di, dove sei stata tutta la notte? Righetto partiva, non potevo lasciarlo. Mi sono sempre fidato di te, ma ho avuto torto. Sei solo una stupida che ha perso la testa fino al punto di disonorarsi per colpa di un ragazzo senza mestiere e senza scrupoli. Vi sbagliate. Se sono qui è segno che ho la coscienza a posto. Anche se sono stata nella sua capanna, non sono la sua amante, ma diventerò sua moglie. E tu credi che io acconsentirò? Io ho dato la parola a mio fratello. E quando i Borasco hanno dato una parola, è un contratto. Tu sposerai Marco. Non mi potete costringere. Non ne avete il diritto.
Sei maggiorenne e puoi fare quello che vuoi, ma in questa casa potrai rimettere piede solo quando avrai imparato a obbedire a tuo padre. Babbo! È inutile che torni a battere a questa porta. Non ti aprirei.